Mezzo secolo di storia per un'azienda nata artigianale e diventata industriale, 5 decenni di strada scattati come falegnameria generica per approdare a un'attuale produzione concentrata sulle porte blindate. Sintesi di Torterole Re, azienda da 115 dipendenti e 15 milioni di fatturato, con sede a Cosseria. Un impegno rivolto al residenziale e alle civili abitazioni, con una straordinaria flessibilità nella produzione ma anche nel rapporto con il cliente. 75% vendita italiana, 25% mercato estero, con escalation di nuovi paesi. Oltre alle frontiere europee, grandi soddisfazioni su Cina, Taiwan, Stati Uniti d'America, Nigeria, Azerbaijan, per un totale di 22 paesi. Un fenomeno in continua crescita che rende diretta la riflessione rivolta ai giovani dell'export manager. Un inglese fluente non è nella cultura italiana e si trova molto poco facilmente, soprattutto in Liguria o nella nostra zona. La flessibilità del lavoro è pane quotidiano anche per lei che non lavora in officina. Al suo livello, racconta, si alternano settimane in giro per il mondo con giornate in ufficio per curare i clienti. Macchina oliata e dal ritmo serrato quella di Cosseria. Attraverso due sedi differenti, ciascuno produce la propria opera. La ricerca è l'arma che non tradisce mai, tanto da portare Torterole Re a prestigiose collaborazioni come quelle con il design per Infarina. Da studi precisi e continui, poi ecco il nuovo vanto Torterole Re, un prodotto già in grado di farsi conoscere in ogni continente. Una porta che abbiamo chiamato i Glide, che è un prodotto di livello molto alto, che si rivolge a una clientela abbastanza raffinata e molto indirizzato anche agli studi di architettura e alle abitazioni particolarmente moderne.